Nelle osterie si andava per bere vino e mangiare le proprie cose, furono riscoperte negli anni 70 dai giovani d'allora. Da Marco Greco a Barbara Bevere, vieni con me, Odilocca, non sono più in bolletta, a Peggy Chame. È uscito recentemente ed ha avuto un successo clamoroso un libro dedicato alle migliori osterie d'Italia. Bene, devo dire che da bolognese non sono rimasto favorevolmente colpito, perlomeno da un termine, quello di osteria, perché un'osteria per noi bolognesi non è certo quello dove si fanno piatti raffinati, magari nouvelle cuisine. L'osteria è tutta un'altra storia. Eh sì, ed è davvero tutta un'altra storia, perché l'osteria non è il ristorante, era una locanda. Oh, grazie! Era una, diciamo così, un posto dove si poteva mangiare spendendo poco. Addirittura, come in questo caso, ci troviamo all'interno della più della resistente, io la chiamo, che è forse l'osteria in attività con più lungo pedigree che ci sia attualmente, ed è l'Osteria del Sole. I documenti dell'Osteria del Sole risalgono al 400, quindi non sarebbe stata una delle più vecchie, ma delle nuove, perché ricordiamo nel 300 a Bologna c'erano circa 300 osterie. Giovanni, non a caso c'è anche qui con noi Giovanni Tamburini, perché in realtà le osterie non facevano da mangiare. All'osteria si serviva solo il vino. Pare di sì, io non ho fatto in tempo a vederla, ma da ragazzo mi innamorai dell'osteria Gandolfi, anche perché ci abitavo vicino, ero molto fortunato, dove il mangiare era assolutamente bandito, cioè si andava a bere dalla mattina alla notte e la gente beveva. Ma in realtà poi mangiavano anche queste persone, non bevevano solo. Certo, mangiavano e venivano con quello che a Bologna si chiamava al scartoz. E qui abbiamo un esempio, perché ancora oggi al Sole non viene servito da mangiare, viene servito solo da bere. E uno viene, adesso noi abbiamo degli scartocci abbastanza eleganti, no, in questo caso, però uno viene, come vedi intorno a noi, ci sono persone che mangiano con lo scartuzzino. Si prendeva il vino, è una cosa curiosa, ogni oste aveva la propria cantina dove faceva il vino, e si diceva che gli osti bolognesi fanno il vino anche con l'uva. E il vino era di due categorie, o bianco o nero. Non c'era ancora l'idea del rosso, o bianco o nero. Cosa volete, bianco o nero? Col suo scartozzino uno si mangiava e si passava il momento, sai, come qui siamo all'interno del mercato di mezzo, che è il luogo topico di Bologna con tutti i negozietti. Senti il momento del pranzo, il casino intorno a noi sta a testimoniare che la gente è venuta qua a mangiare con i propri cartocci. Giovanni, però sì, c'è anche da dire che la osteria era un momento di socializzazione, si cantava, si suonava. Ecco, probabilmente i cosiddetti vecchietti noi li chiamavamo, che adesso ci troviamo noi al posto loro ormai, fra un po' possiamo essere noi, venivano ma non cantavano, fummo noi a introdurre la musica, perché c'era qualcuno, e fra i quali mi ricordo la Edo, lo chiamo, no? La Quinto Ferrari ancora non superato, anzi ho trovato su internet l'unica foto disponibile. Quinto ci fece innamorare del dialetto, perché cantava canzoni in parte sue e in parte non sue, però le faceva, insomma, forse passare anche per sue, ma erano le sue, perché aveva un garbo, un modino, come si dice, di dire anche una mozzet bouillerie, cioè anche delle cose piuttosto sconce che sembrava un signore inglese che le dicesse. Quindi piaceva a tutti, uomini, donne e ragazzi. Gabriele, come dire dunque che l'osteria è anche storia? Certo, se volessimo fare una piccola storia delle osterie, dobbiamo innanzitutto ringraziare Francesco Guccini, che è il maestrone che ha contribuito a sdoganare il concetto delle osterie, perché grazie a Guccini c'è stato un momento in cui l'osteria ha rappresentato, verso la fine degli anni 60, un importantissimo momento per i giovani di allora di incontro ma anche di confronto. Quindi dietro il vino, dietro la musica, dietro la possibilità di fare le ore piccole di notte, l'osteria ha rappresentato proprio un momento di estrema libertà intellettuale.
Senti, ma è vero Gabriele che, come forse avrebbe detto Gaber, l'osteria era di sinistra? Le osterie erano un po' tanto di sinistra, però il confronto era aperto. E allora Giovanni, torniamo al momento del mangiare. Sì. Che in osteria si mangiava. Sì. Cosa si mangiava? Allora, nelle osterie, come dice lui, il ascartusen, lo scartoccino, si potrebbe dire, no? Andavano qui nel mercato e compravano, e quindi l'oste non interveniva sul connubio cibo-vino, anche perché il vino era di due tipi, bianco e nero, quindi non è una grande fatica. Però la gente portava dei mangiari semplici, non c'erano i liquidi, cioè il mangiatore di fagioli, di caracci è un sogno, era un ristorante molto più basso come livello. E quindi mediamente si risolveva sempre con una cena fredda, il piatto freddo che era i salumi, un pezzo di formai, di pecorino e qualche volta qualche fico, i meloni non si sono mai visti. Mangiavano soprattutto dei salami, la coppa, dopo vediamo la miscellanea di questi vecchi prodotti, la mortadella e i grassù, ciccioli croccanti e campagnoli. Campagnoli tagliati a fette, croccanti invece quello che era il cicciolo che conoscono forse tutti. Questi erano mangiare sempre. Non ho mai visto le cipolle fresche, c'erano i cipollotti dell'oste delle volte. Poi l'osteria, l'uovo sodo, qualche osteria aveva. L'osteria era un luogo di passaggio, insomma, non era proprio il posto dove andare a celebrare le cose di alto livello, era la quotidianità. Mauro Rovinetti, ma in realtà nessuno ti conosce con tuo nome e cognome, ti conoscono tutti come il Moretto. Poi la malizia del mio mestiere vuole che io ti interpelli qui davanti a un concorrente. Concorrente, Luciano è un fratello, un amico, era di più di tutto, è un maestro per me, quindi non è nessun problema, abbiamo avuto anni e anni di vita insieme, diciamo. Mauro, per i più giovani però, raccontiamo cos'è il Moretto. Ah, il Moretto è nato da un'esigenza ben chiara dell'età, soprattutto della mia età, di chi aveva la mia età, di trovarsi, di divertirsi, di scambiarsi opinione, lottare insieme, discutendo fino alla mattina alle 10 magari su un bicchiere di vino e senza tregua. Uno stanno, un altro stria di quelle vere. No, un mondo ormai che forse si sta rigenerando con una nuova generazione, dopo sono state quasi due generazioni, quindi si sta rigenerando perché forse rinasce questo bisogno. Nello stesso tempo quello che abbiamo vissuto noi è stato talmente grande ed importante che... Posso dire una cattiveria? Dimmi. Forse i giovani hanno perso qualche cosa. Beh, qualcosa hanno perso, spero abbiano però altre molte chance, altre possibilità. Noi abbiamo vissuto intensamente, quindi grazie anche a dei punti di ritrovo di questo genere che poi ci siamo creati, se vogliamo. Senti, ma fra i tuoi frequentatori c'erano anche personaggi, vogliamo raccontarli sì, un po'? Il maestrone, tal Francesco Guccini, che è un amico fraterno, che ogni volta che lo vedo mi metto a piangere, sia lui... Poi c'era un signore molto anziano che aveva un contadino che abitava sopra alla fianco alla capannina, adesso non mi ricordo come si chiama quella zona, e lui scendeva verso le 10 del mattino, poi verso le 2 di notte dopo aver bevuto 73 Montenegro senza fare pubblicità, e cominciava a cantare Moretto, è un bel Moretto, e allora lì dopo rivolgendosi a me perché gli davo il Montenegro, poi salivamo e andavamo a casa sua. Era una cosa incredibile che svegliava la famiglia, la Giannina si ricorda, mi ricordo si chiamava sua moglie, le figlie crescentine vino all'abbondanza fino. Ma è vero che il vino delle osterie era tristo? Beh sì, una parte sì, però io avevo anche una piccola tradizione con mio padre, poi si faceva anche del vino, quindi c'era anche una qualità, però c'erano sempre due scelte, due o tre scelte. E allora non ce ne resta altro che dirvi buon appetito. Un cane figlio di un cane di Mosca Mora, mi innamorai di te, bella signora, bella mora, metà il dente e tira fuori, sarà per come una mata far trovare la pappa fatta, ma me la si innamora di una signora avanti te. Da Marco Greco a Barbara Bevere, vieni con me o di locca, non sono più in bolletta, a peghi coscia me. È uscito recentemente ed ha avuto un successo clamoroso
un libro dedicato alle migliori osterie d'Italia. Bene, devo dire che da bolognese non sono rimasto favorevolmente colpito, perlomeno da un termine, quello di osteria, perché un'osteria per noi bolognesi non è certo quello dove si fanno piatti raffinati, magari nouvelle cuisine. L'osteria è tutta un'altra storia. Eh sì, ed è davvero tutta un'altra storia, perché l'osteria non è il ristorante, era una locanda. Oh, grazie! Era una, diciamo così, un posto dove si poteva mangiare spendendo poco. Addirittura, come in questo caso, ci troviamo all'interno della più della resistente, io la chiamo, che è forse l'osteria in attività con più lungo pedigree che ci sia attualmente, ed è l'Osteria del Sole. I documenti dell'Osteria del Sole risalgono al 400, quindi non sarebbe stata una delle più vecchie, ma delle nuove, perché ricordiamo, nel 300 a Bologna c'erano circa 300 osterie. Giovanni, non a caso c'è anche qui con noi Giovanni Tamburini, perché in realtà le osterie non facevano da mangiare. All'osteria si serviva solo il vino. Pare di sì, io non ho fatto in tempo a vederla, ma da ragazzo mi innamorai dell'osteria Gandolfi, anche perché ci abitavo vicino, ero molto fortunato, dove il mangiare era assolutamente bandito, cioè si andava a bere dalla mattina alla notte e la gente beveva. Ma in realtà poi mangiavano anche queste persone, non bevevano solo. Certo, mangiavano e venivano con quello che a Bologna si chiamava al scartoz. E qui abbiamo un esempio, perché ancora oggi al Sole non viene servito da mangiare, viene servito solo da bere. E uno viene, adesso noi abbiamo degli scartocci abbastanza eleganti, no, in questo caso, però uno viene, come vedi intorno a noi, ci sono persone che mangiano con lo scartuzzino. Si prendeva il vino, è una cosa curiosa, ogni oste aveva la propria cantina dove faceva il vino, e si diceva che gli osti bolognesi fanno il vino anche con l'uva. E il vino era di due categorie, o bianco o nero. Non c'era ancora l'idea del rosso, o bianco o nero. Cosa volete, bianco o nero? Col suo scartozzino uno si mangiava e si passava il momento, sai, come qui siamo all'interno del mercato di mezzo, che è il luogo topico di Bologna con tutti i negozietti. Senti il momento del pranzo, il casino intorno a noi sta a testimoniare che la gente è venuta qua a mangiare con i propri cartocci. Giovanni, però sì, c'è anche da dire che la osteria era un momento di socializzazione, si cantava, si suonava. Ecco, probabilmente i cosiddetti vecchietti noi li chiamavamo, che adesso ci troviamo noi al posto loro ormai, fra un po' possiamo essere noi, venivano ma non cantavano, fummo noi a introdurre la musica, perché c'era qualcuno, e fra i quali mi ricordo l'Aedo, lo chiamo, no? La Quinto Ferrari ancora non superato, anzi ho trovato su internet l'unica foto disponibile. Quinto ci fece innamorare del dialetto, perché cantava canzoni in parte sue e in parte non sue, però le faceva, insomma, forse passare anche per sue, ma erano le sue, perché aveva un garbo, un modino, come si dice, di dire anche una mozzet bouillerie, cioè anche delle cose piuttosto sconce che sembrava un signore inglese che le dicesse. Quindi piaceva a tutti, uomini, donne e ragazzi. Gabriele, come dire dunque che l'osteria è anche storia? Certo, se volessimo fare una piccola storia delle osterie, dobbiamo innanzitutto ringraziare Francesco Guccini, che è il maestrone che ha contribuito a sdoganare il concetto delle osterie, perché grazie a Guccini c'è stato un momento in cui l'osteria ha rappresentato, verso la fine degli anni 60, un importantissimo momento per i giovani di allora di incontro ma anche di confronto. Quindi dietro il vino, dietro la musica, dietro la possibilità di fare le ore piccole di notte, l'osteria ha rappresentato proprio un momento di estrema libertà intellettuale. Senti, ma è vero, Gabriele, che, come forse avrebbe detto Gaber, l'osteria era di sinistra? Le osterie erano un po' tanto di sinistra, però il confronto era aperto. E allora, Giovanni, torniamo al momento del mangiare. Sì. Che in osteria si mangiava. Sì. Cosa si mangiava?
Allora, nelle osterie, come dice lui, al scartuzzen, lo scartoccino, si potrebbe dire, no? Andavano qui nel mercato e compravano, e quindi l'oste non interveniva sul connubio cibo-vino, anche perché il vino era di due tipi, bianco e nero, quindi non è una grande fatica. Però la gente portava dei mangiari semplici, non c'erano i liquidi, cioè il mangiatore di fagioli, di carracci è un sogno, era un ristorante molto più basso come livello, e quindi mediamente si risolveva sempre con una cena fredda, il piatto freddo che era i salumi, un pezzo di formaggio, di pecorino e qualche volta qualche fico, qualche un po' di, no, i meloni non si sono mai visti. Mangiavano soprattutto dei salami, la coppa, dopo vediamo la miscellanea di questi vecchi prodotti, la mortadella e i grassù, ciccioli croccanti e campagnoli. Campagnoli tagliati a fette, croccanti invece quello che era il cicciolo che conoscono forse tutti. Questi erano mangiare sempre. Non ho mai visto le cipolle fresche, c'erano i cipollotti dell'oste delle volte. Poi l'osteria, l'uovo sodo, qualche osteria aveva. L'osteria era un luogo di passaggio, insomma, non era proprio il posto dove andare a celebrare le cose di alto livello, era la quotidianità. Mauro Rovinetti, ma in realtà nessuno ti conosce con tuo nome e cognome, ti conoscono tutti come il Moretto. Poi la malizia del mio mestiere vuole che io ti interpelli qui davanti a un concorrente. Concorrente, Luciano è un fratello, un amico, era di più di tutto, è un maestro per me, quindi non è nessun problema, abbiamo avuto anni e anni di vita insieme, diciamo. Mauro, per i più giovani però, raccontiamo cos'è il Moretto. Ah, il Moretto è nato da un'esigenza ben chiara dell'età, soprattutto della mia età, di chi aveva la mia età, di trovarsi, di divertirsi, di scambiarsi opinione, lottare insieme, discutendo fino alla mattina alle 10 magari su un bicchiere di vino e senza tregua. Uno stanno, un altro stria di quelle vere. No, un mondo ormai che forse si sta rigenerando con una nuova generazione, dopo sono state quasi due generazioni, quindi si sta rigenerando perché forse rinasce questo bisogno. Posso dire una tempo, scusami, nello stesso tempo quello che abbiamo vissuto noi è stato talmente grande ed importante che. Posso dire una cattiveria? Dimmi. Forse i giovani hanno perso qualche cosa. Beh, qualcosa hanno perso, spero abbiano però altre molte chance, altre possibilità. Noi abbiamo vissuto intensamente, quindi grazie anche a dei punti di ritrovo di questo genere che poi ci siamo creati, se vogliamo. Insomma. Senti, ma fra i tuoi frequentatori c'erano anche personaggi, vogliamo raccontarvi sì, un po'? Il maestrone, il tal Francesco Guccini, che è un amico fraterno, che ogni volta che lo vedo mi metto a piangere, sia lui. Poi c'era un signore molto anziano che aveva un contadino che abitava sopra alla fianco alla capannina, adesso non mi ricordo come si chiama quella zona, e lui scendeva verso le 10 del mattino, poi verso le 2 di notte dopo aver bevuto 73 Montenegro senza fare pubblicità, e cominciava a cantare Moretto, è un bel Moretto, e allora lì dopo rivolgendosi a me perché gli davo il Montenegro, poi salivamo e andavamo a casa sua. Era una cosa incredibile che svegliava la famiglia, la Giannina si ricorda, mi ricordo si chiamava sua moglie, le figlie crescentine vino all'abbondanza fino. Ma è vero che il vino delle osterie era tristo? Beh sì, una parte sì, però io avevo anche una piccola tradizione con mio padre, poi si faceva anche del vino, quindi c'era anche una qualità, tutto. Però c'erano sempre due scelte, due o tre scelte. E allora non ce n'è stato che dirvi buon appetito. Un cane, figlio di un cane di Mosca Mora, mi innamorai di te. Bella signora, bella mora, metà il dente e tira il foro, sarà per come una mata per trovare la pappa fatta. Ma me la si innamora di una signora, va, ti, te.